cominciamo. Oggi disegneremo un animale che sicuramente quasi tutti voi avete già provato a disegnare e magari ci siete anche riusciti meglio di me. Il coniglio. Visto che si avvicina Pasqua, è il simbolo della Pasqua il coniglio, proviamo a disegnarlo. Non l'ho fatto proprio apposta, me ne sono reso conto adesso, l'ho pensato, ho detto diciamoglielo. Ok, dai, così magari poi se per Pasqua avete voglia di disegnare qualche coniglietto a qualche vostro amico e spedirglielo, potete. Ok, andiamo a disegnarlo. Ok, oggi disegniamo con un piccolo cerotto, perché mi sono fatto un piccolo taglio. Iniziamo subito col coniglio, allora. Il musetto del coniglio, come inizio sempre dal muso, quindi facciamo leggermente in centro il muso, che è molto semplice, è una linea obliqua verso il basso. E così è iniziato il mio coniglio. Poi facciamo il pezzettino del muso. Ok, anzi facciamo tutta la gobba del muso, dai. Io gli faccio un sorriso perché voglio farlo sorridente. Poi facciamo un'altra linea obliqua verso il basso. Diciamo di arrivare sulla stessa linea del muso, ok? Da qui vado un pochino verso l'alto per fare la mia mandibola del coniglio. Poi facciamo il naso, che non è altro che un'altra linea obliqua ma leggermente meno inclinata rispetto alla prima. Io la calco un pochino perché e poi gli faccio anche un piccolo trattino, diciamo un piccolo riempimento nero. Una volta fatto questo, faccio una piccola lineettina piccolissima, orizzontale, e parto col primo orecchio. Io lo faccio abbastanza lungo perché voglio fargli delle belle orecchioni. Primo orecchio del coniglio. E adesso faccio il collo del coniglio, che è una linea verticale verso il basso. Faccio l'orecchio nascosto, come le zampe nascoste, come tutte le zampe nascoste che abbiamo fatto, imito l'orecchio che si vede. E adesso faccio l'incavo dell'orecchio che si vede, quindi guardate, prendo circa la metà e vado su congiungendomi più o meno verso la punta, così. Ok, e adesso abbiamo fatto la testa del coniglio, facciamo l'occhio. Io lo faccio con la stessa tecnica di un altro occhio che abbiamo fatto tutto nero, per cui faccio un pallino e coloro di nero tutto l'esterno. E poi il sopracciglio, ok, lo calco e faccio il sopracciglio e via. Adesso facciamo la schiena del coniglio, che è molto semplice, guardate, è una gobba che va verso il basso. Adesso faccio la codina, un'altra gobbettina, e adesso facciamo la parte davanti. Vedete che questa è un po' la parte di un cerchio? Ecco, continuiamo questa gobba, così, e troveremo il punto, cioè questa gobba la continuiamo in modo immaginario e troviamo il punto dove far partire la zampa. Però non andiamo giù seguendo la forma della gobba, facciamo un piccolo trattino dove troviamo il punto. E poi andiamo giù verso il basso. Ci prendiamo la linea della terra e andiamo, guardate, andiamo in basso con una linea immaginaria, ci incrociamo con la linea della terra, qui, più o meno. E adesso non arriviamo a terra, ma arriviamo un po' più in su, con una gobbettina. Adesso faccio la zampa, non la finisco perché finisce nell'erba, se voglio la finisco, se voglio no, e poi faccio la zampettina. Guardate, posso finirla, se la voglio finire, basta che faccio una gobba e un'altra gobbettina. Ok? Poi vado dritto e salgo. E questa... salgo un pochino di più. Ok, e questa è una zampettina davanti. Per la zampa dietro faccio... lascio un po' di spazio dalla mia gobba
del sedere del coniglio, lascio un po' di spazio e incomincio, guardate, con una forma di questo genere. Voilà. Mi fermo esatta più o meno, o comunque esattamente sulla linea immaginaria della prima zampa, e al posto che fare una gobbettina, parto da un po' più indietro e faccio una gobbona. Così. Poi faccio la prima zampina, visto che abbiamo deciso di chiuderla, e la seconda zampina, anche un po' più piccoline se riuscite a farle così, direi. Ok, poi qua non preoccupatevi, poi mascheriamo con l'erba, vedrete. Ok, lascio qua aperto e non chiudo perché io voglio fare un coniglio sull'erba, però vedremo dopo. Intanto finiamo il musetto di questo coniglio che ha i baffi, quindi un baffo, due baffi, tre baffi, io ho deciso di fargli tre baffi e poi i puntini dei baffi più corti e dei pori che si vedono. E adesso facciamo l'erba. Faccio una lineettina un po' irregolare perché l'erba non è esattamente piana, poi faccio 3, 4 stanghettine, 5 stanghettine, vedete, lo faccio partire, faccio un'altra lineettina e ve lo rifaccio vedere. Faccio partire per fare il ciuffo d'erba da uno corto, uno più lungo e uno più lungo ancora e poi ne faccio uno corto. L'importante è che vadano dal più corto al più alto, dal più basso al più alto e poi ancora al più basso. Io faccio così i miei ciuffi d'erba. Qui, visto che non è chiuso, lo faccio tutto ciuffo d'erba. Qua ne faccio altri tre e qua ne faccio altri. Vedete, poi magari faccio un tratto dritto e ne faccio altri due. E così continuo fino alla fine, dove voglio che finisca la mia erba, e ho fatto il mio coniglio. Voilà! Ciao, al prossimo disegno! Anzi no, oggi decido di sbizzarrirmi e non decido di colorarlo proprio come un coniglio vero, decido di fare un coniglio inventato, quindi ed ecco a voi un coniglio multicolor. Ciao, alla prossima!